Eva Kiss. Per lui era solo una sventola, una divinità da adorare, un corpo da toccare e da guardare, una donna da desiderare. Non si poneva neanche il dubbio di dove sarà, quanti anni avrà, russa, slovacca, moldava, ma che? Per Lenny l'Ungheria era un concetto astratto. Se gli avessi detto: guarda, Lenny, che questa è Eva Kiss! Eva Kiss, capisci? Il mio sogno proibito! La dama ungherese sopra tutte le dame ungheresi! Ungheria, bello mio, Budapest! Lui mi avrebbe risposto: ah, Ungheria? Minchia! E se ne sarebbe scordato, dopo 5 minuti, con quell'entusiasmo iniziale negli occhi. L'antro paradisiaco in cui Lenny era finito, senza nemmeno accorgersene. Eva Kiss.